Perché io vi chiedo, qua siamo veramente liberi, noi che siamo fuori dalle sbarre, quanti limiti abbiamo anche noi che diciamo di essere liberi? Il messaggio che Sbarre vuole trasmettere è che si può essere liberi, si può trovare la felicità, raggiungere i propri obiettivi. Si può uscire dalle sbarre mentali delle ansie, paure, alle convinzioni limitanti che ci incastrano in giorni tutti uguali, ai risentimenti e alle abitudini di vita disfunzionali che ci allontanano dalla vita che desideriamo. I ragazzi fuori sono uguali a quello che mi dicono i detenuti dentro. Le cose che sento fuori sono uguali a quelle che sento dentro. Quando uscirò farò, lunedì inizio la dieta. Quando andrà tutto bene farò questo. Cioè, alla fine i concetti sono uguali. Quindi abbiamo anche noi tante sbarre mentali. Allora ho lavorato con questi ragazzi ed è nato da questo progetto questo libro. Il libro scritto da De Gregorio è stato presentato nell'ambito della rassegna Eventi di parole e pensieri, organizzata dall'Associazione Paolo Masullo, che sta presentando opere letterarie di autori del territorio salernitano. Come se la felicità ci rendesse vulnerabili, come se non contemplasse anche problemi e momenti di tristezza. Non soffriamo per i fatti che ci accadono, ma per il giudizio che diamo ai fatti. Allora il libro non parla del carcere, parla di, diciamo delle suggestioni che io ho nel carcere attraverso questo laboratorio, e per ogni argomento trattato in realtà parlo delle nostre carceri mentali, dal rapporto genitori-figli, a rapporti d'amore che a volte si trasformano in ligacci, ai limiti che noi ci creiamo, ci facciamo con la nostra mente, per esempio nelle paure, gli attacchi di panico, l'ansia, le preoccupazioni, e tutto ciò che sono anche l'elaborazione del lutto, la scena del delitto, come raccontano il carcere, come raccontiamo noi, e così anche la ricerca del senso della vita, voler dire ormai è troppo tardi, noi abbiamo tantissime sbarre mentali. L'amore ha bisogno di cura, va alimentato giorno dopo giorno, tenendo sempre a mente che si cambia con il tempo e che anche i legami sono in continua evoluzione. Per non trasformare l'incantesimo in maleficio bisogna essere consapevoli che il vorrei che fosse sempre uguale ai primi tempi è un autoinganno.